Nella mattinata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Aversa hanno dato esecuzione a un provvedimento del GIP di Napoli, emesso su richiesta della DDA partenopea, a carico di 8 indagati, tutti quanti sottoposti a misure personali restrittive, indagati che rispondono ai reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata. I reati contestati avvengono in un arco temporale compreso tra il 2005 e il 2008. Si tratta di estorsioni compiute anche con modalità alquanto efferate, come riconosciuto e riportato nel provvedimento. Gruppo criminale in questione è quello dei Caterino Ferriero, operante a Cesa e altri territori limitrofi della provincia di Caserta. Individui che per l'appunto si rendono responsabili di ripetute estorsioni, estorsioni che vengono accertate dalla sezione operativa del reparto territoriale di Aversa, che avvia le indagini immediatamente dopo l'omicidio di Cesario Ferriero nel dicembre 2007, Natale 2007 per esattezza. Indagini che già di per sé ricche di contenuti trovano poi ulteriori riscontri nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mosca, Luca Mosca. Le persone offese, convocate in caserma, e si rendono poi disponibili e rendono dichiarazioni che confermano l'impianto accusatorio. I singoli episodi estorsivi vedono la corresponsione di somme importanti, anche 30, 40, 50 mila euro, in particolar modo per quello che riguarda gli imprenditori edili che avevano realizzato in diversi casi, come riportato nei capi di imputazione, complessi immobiliari importanti e quindi avevano subito richieste di conseguente entità.